se cosa vi arriva con il kit. Il kit dell'idropittura, il primo kit che voi comprate è composto da questa scatola più scusate della polvere, però troppo così. Allora, più le cose che servono per creare e per pittare. Allora, prima cosa che vi uscirà dal kit, questi in genere sono tutti kit quando voi li prendete. Allora, questo qui è la pittura bianca. In questo caso è bianca perché io ho preso due tipi di idropittura che si presentano in pannelli che sembrano di plastica, ma in fin dei conti nell'acqua poi si sciolgono. Uno uguale all'acqua, cioè, guardate. L'altro invece il fuoco. Ora, logicamente l'effetto non sembra bello, per poi quando andrà sopra al violino risulterà molto bello. Vedete? Praticamente uguale al fuoco. Poi una mascherina tronzata, un panno abrasivo, la carta abrasiva, scusatemi, un panno così per pulire, i guanti, il termometro per l'acqua, perché l'acqua deve essere a partire dai 28 gradi e praticamente deve arrivare a un massimo di 34, quindi dovete fare in modo che arriva a un massimo di 32 gradi, quindi da partire da 28, quindi mettete l'acqua calda, misurate con la temperatura. Se la temperatura fosse troppo eccessiva, allora voi aggiungete dell'acqua fredda oppure aspettate un pochettino che si raffredda l'acqua. Poi questo qua è la pittura trasparente, una pittura trasparente che noi mettiamo in genere sopra ai pezzi, e questo qua è l'attivatore. Allora, quello che a voi vi serve non sono le pitture. Voi di queste pitture, la pittura trasparente o il fondo, voi potete mettere tutte le pitture che volete, non siete obbligati a prendere le pitture di questi, che comunque alla fine poi risultano pure abbastanza costose. Voi qui potete prendere qualsiasi tipo di pittura, l'importante è che sia trasparente, lucido, e il colore di fondo. Se non sapete il colore di fondo, potete benissimo domandare a loro su per giù che colore di fondo ci vuole per creare, per mettere la vostra fantasia. Quindi l'importante è che siano pitture che non sono acriliche, cioè che si sciolgono con l'acqua, perché in questo caso ci vogliono proprio le pitture spray normali. Quindi potete prendere una pittura spray normale, potete prendere un trasparente lucido normale. Quello che serve di questi kit è molto importante, sarebbe l'attivatore, perché l'attivatore purtroppo è una cosa che voi non trovate nelle normali ferramenta, una cosa che voi trovate esclusivamente quando comprate questi tipi di prodotti. Però per non spendere molti soldi, le pitture e il trasparente lasciateli stare da loro, le comprate a parte. Intanto non è obbligatorio la pittura, il fondo e il trasparente di loro, perché è logico che loro ve lo fanno pagare. L'attivatore invece è obbligatorio, perché senza l'attivatore voi questo non lo potete mettere. Allora, in più poi vi danno anche questo nastro, che è un nastro gommato normale, e servirà per tagliare per decidere la grandezza del pezzo che voi dovete tagliare inerente al vostro pezzo che dovete inserire. Allora,
c'è da dire un'altra cosa molto importante. Vedete che ci sono due lati. Un lato è lucido, è bello. L'altro lato invece rappresenterebbe quello là opaco. Allora, al tatto sono tutte e due uguali. Però se bagnate un po' le dita vi renderete conto che questo qua più lucido, più bello, e si attacca un pochettino. Quindi se bagnate leggermente le dita vedete che si attacca. Questo è per fare capire che questo lato qui è il lato che deve andare in faccia al vostro pezzo. Questa parte qui, la parte opaca, dopo andrà a sparire, non esisterà più. Quello che rimarrà è l'effetto lucido, così. Quindi, come vedete, il fondo in questo caso è molto importante. In questo caso mi hanno dato un fondo bianco perché il bianco è evidente che accentua il colore della fiamma. Quindi è molto importante in questo caso il bianco, proprio perché mi dà ancora più vivacità al colore che voi vedete qui. Se voi mettesse un nero, per esempio, adesso, la vivacità del fuoco si andrebbe a perdere. Voilà. Ora questa parte qui la faremo tra poco, perché la prima cosa che noi dovremo fare è pittare i nostri pezzi. È ovvio che io ho comprato un kit, quindi logicamente utilizzo i prodotti del kit, però come ho spiegato, quello che è importante è l'attivatore e il vostro foglio da fare. Il resto non è importante, è obbligatorio, ma non è importante prenderlo alle loro case che ve le fanno pagare una cifra esagerata. Magari voi, per risparmiare, conoscete la ferramenta e avete la possibilità di prendere delle bombolette spray a 5 euro. Quindi quelle bombolette spray a 5 euro sono la stessa cosa di queste bombolette spray, solo che loro lì ve le fanno pagare una cifra astronomica, perché logicamente è il kit e compagnia varia. Quello che dovete poi in seguito comprare da questi kit sono esclusivamente l'attivatore e il foglio. Il resto non ve ne deve fregare, ok? Allora, li mettiamo tutto dentro. Qua l'abbiamo preso perché faremo un violino a ghiaccio, quindi farò la parte che il violino sta perdendo praticamente l'acqua. Allora, ora io andremo a pittare i nostri pezzi con il bianco, li facciamo seccare, dopo prenderemo, anzi possiamo fare anche una cosa adesso, però direi di no, eh? Dopo prenderemo le misure con i fogli di carta per vedere che misure dobbiamo prendere per il nostro violino. Quindi adesso noi ci prendiamo questo è molto chiaro, ok. Adesso andiamo a pittare con il bianco del kit tutti i nostri pezzi e logicamente lasciamo seccare. Qua immagino che daranno un tempo di seccaggio. Allora, tempo di seccaggio, bla bla bla, con il mio urban way, aria solo provoca, bla bla bla, in caso di contatto, bla bla bla, in caso di contatto, un attimo solo vi faccio sapere. Voilà, allora ragazzi, come vedete l'oro, praticamente per mettere tutti e due i tipi di fogli, sia quello all'acqua sia quello a fuoco, mi hanno dato un bianco brillante, quindi voi potete prendere un bianco brillante di qualsiasi altra marca. Importante ragazzi, questa è una cosa molto importante, che non deve essere un colore acrilico, perché altrimenti si scioglie con l'acqua. Dovete prendere le bombolette spray che servono per pittare in genere i cancelli e compagnia. Voilà,
quindi questo, quindi adesso pittiamo tutti i nostri colori. Io vi consiglierei sempre di utilizzare delle mascherine, perché comunque questi sono prodotti chimici che vanno a finire nei polmoni. Con la mascherina ugualmente vanno a finire, però comunque con un minimo di quantità. Quindi guardate anche un po' l'aspetto della salute. Voilà, quindi adesso ci posizioniamo fuori al balcone, perché oggi è il 16 dicembre e 2015, 16 dicembre 2015, in poche parole ragazzi, tra qualche giorno è Natale e fa caldo, fa 16 gradi all'ombra qui a Parigi, cosa che non mai assolutamente. L'anno scorso è stato anche bello, però temperature basse, invece quest'anno è proprio alto, sono stati solo due giorni di freddo veramente forte, umido, molto umido, però tutto il resto, no, bella giornata, perché è molto difficile, però bizzarro, la temperatura veramente bizzarra. Allora ragazzi, pittiamo quindi i nostri pezzi. Voilà. Allora, primo consiglio è quello logicamente sempre di agitare molto bene la bomboletta per 2-3 minuti, in modo che il gas si miscela bene con la pittura, quindi quando fuoriesce esce gas e pittura. Non è che vi troverete con la pittura che poi non esce più, perché il gas è uscito tutto e quindi la pittura poi non esce più. Poi potete comprare questi qui che vi danno proprio la sensazione di una pistola a spruzzo. Ed è veramente molto utile come oggetto, sono adattabili a qualsiasi tipo di spruzzo, costano una decina di euro e vi durano logicamente tutta la vita. Quindi è molto molto importante. Allora, la prima cosa che noi andremo a pittare sarà proprio la base, quindi la base la andremo a pittare proprio adesso, quindi pitteremo i piedi, vedete, perché sono di colore grigio. E quindi prima cosa che noi andremo a fare sarà proprio la base. Agitiamo per un po' di tempo, non vi dimenticate mai della mascherina, il servizio che lo faremo fuori al balcone, proprio su quello sgabelletto che voi vedete, e poi dopo appresso andremo a mettere un cartone sotto e quindi andremo a mettere tutti i pezzi e pitteremo tutti i pezzi. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo pittato con una bomboletta, ho riuscito a pittare tutto e fare anche due passate, però comunque poi bisogna dire tutte le cose perché sono molto importanti, e a livello di qualità di pittura, cioè è meglio la pittura che tenete voi normale, bianco brillante, a livello di qualità è molto acquosa questa, quindi fa molte colature, dovete fare molta attenzione, perché non è la prima volta che utilizzo questi prodotti, quindi a livello di qualità di pittura non è eccellente, ecco, quindi potete prendere qualsiasi altro tipo di fondo bianco, però logicamente è sempre brillante. Allora, quindi adesso lasciamolo seccare un pochettino e poi dopo le prendiamo e le lasciamo seccare 24 ore, anzi domani poi faremo, quindi prepariamo il tutto e domani poi faremo il fissaggio con il prodotto. Ma quindi poi pittare, come vedete, ancora molto fresca la pittura, quindi poi faremo il fissaggio del nostro adesivo, praticamente, che non è un adesivo, però comunque all'aspetto sembra un adesivo. Quindi a più tardi, adesso lasciamolo seccare un po' e dopo facciamo una terza passata, se ci dà la possibilità, ma credo di no, se ci dà la possibilità dopo faremo una terza passata così veloce, continuiamo praticamente la pittura. E quindi aspettiamo domani, a più tardi, perché adesso continuiamo altre cose.